Questa cosa mi successe molto tempo fa, quando morì la mia matrigna. La prima volta mi venne a trovare di notte, ma io non mi resi conto della sua presenza. Il letto iniziò a cigolare e traballare, ma pensai che si trattasse del gatto che c'era salito sopra. La notte dopo vidi la mia matrigna seduta ai piedi del letto: indossava un cappotto grigio e un fular verde e sembrava essere lì, in carne ed ossa. Fra le varie cose di cui mi parlò, mi disse che qualcuno l'aveva cacciata da casa sua e che quindi lei era molto arrabbiata. Io non avevo paura, non ero triste, agitata o spaventata, perché sapevo che non mi avrebbe fatto del male. Decisi di vederci chiaro. Così il giorno dopo telefonai al mio fratellastro per chiedergli che fine avessero fatto le cose della mamma. Mi disse di averle riposte per preservarle da eventuali danni durante i lavori che stava eseguendo in casa. Inoltre mi parlò di una scatola in ebano con sopra un drago di cui lei mi aveva accennato. Io non sapevo niente di quella scatola. Così mi spiegò che si trattava della scatola in cui la mamma teneva i gioielli. Io lo pregai di rimetterla sul cassettone e di rimettere dentro anche i gioielli. Iniziai a spiegargli il motivo per cui avrebbe dovuto farlo. Ma lui, senza farmi nemmeno una domanda, mi disse che mi avrebbe fatto quel favore. Durante la notte la sentì entrare nella stanza, avvertì la sua presenza e le sue mani vicino al mio letto. Si mise a sedere e si tolse il fulare. Io le dissi che tutte le sue cose erano tornate al loro posto. Le dissi che ora poteva tranquillizzarsi, poi aggiunsi che a quel punto avrebbe potuto finalmente riposare in pace. Così si alzò dal letto, ma mentre si allontanava le feci notare che stava dimenticando il foulard. Lo strano incontro di Jean con la matrigna morta, per quanto straordinario e misterioso, ha numerosi aspetti in comune con altre esperienze. Dai risultati ottenuti con le varie ricerche effettuate sull'argomento, risulta che molte migliaia di persone appartenenti a culture differenti e provenienti da differenti parti del mondo hanno avuto esperienze simili. Queste apparizioni sembrano verificarsi con maggiore frequenza tra i membri di una famiglia o tra persone che hanno un profondo legame emotivo con la persona estinta. Ogni dettaglio viene ricordato con notevole chiarezza: l'ora, il luogo, i particolari dei vestiti e dei movimenti e così via. Uno degli aspetti interessanti di questi fenomeni riguarda la stretta relazione tra il tipo di apparizione ed il fatto che la persona che si manifesta stesse attraversando una crisi in vita che l'aveva messa in pericolo di morte o che ne aveva causato realmente la morte. Le informazioni relative a questi eventi vennero raccolte per la prima volta nel 1895 dalla Società per la ricerca psichica. Non stiamo parlando di una serie di aneddoti, ma di casi esaminati fin nei minimi dettagli. Il materiale era costituito da necrologi, interviste ai testimoni, articoli e soprattutto iscrizioni tombali. Forse l'unica cosa riguardante questi fantasmi in crisi che ha dello straordinario è il loro profondo realismo. Gli abiti, i modi, le espressioni sembrano così reali da indurre a pensare che siano persone in carne ed ossa, tanto che quelli che li hanno incontrati si sono immediatamente rivolti a loro come si fa tra persone vive, hanno intavolato delle conversazioni, fino al momento in cui lo spettro non si rivela per quello che è, perché sparisce o attraversa una parete. Abbiamo notato che di solito... Quando all'apparizione assiste più di una persona, in un terzo dei casi tutti i presenti affermano di aver visto la stessa cosa. L'apparizione è verosimile e lo scenario in cui si manifesta non fa altro che rafforzare le impressioni dei testimoni, i quali ad esempio vedono la porta che si apre e lo zio George che entra in mezzo allo stupore di tutti. L'ultima volta che lo hanno sentito infatti si trovava in Australia e loro invece sono a Londra. Gli chiedono perché è lì? E come ha fatto a raggiungerli così rapidamente? Lui sorride, a volte dice una o due parole, e poi fa qualcosa che un essere umano non sarebbe in grado di fare, come dileguarsi nel nulla o attraversare le pareti. Solo in quel momento iniziano ad avere paura e prima o poi vengono a sapere che, nello stesso preciso istante, lo zio George stava facendo delle immersioni al largo della barriera corallina ed è morto. Purtroppo durante i due conflitti mondiali ci sono stati molti casi di quel genere. Una persona che mentre precipitava col suo aereo nello stesso istante veniva vista in carne ed ossa dai suoi familiari, a volte in uniforme, altre in abito civile, mentre camminava lungo il vialetto del giardino. John ha ottenuto una licenza inaspettata, è meraviglioso. Andavano alla porta, la aprivano, ma lui non c'era. E così iniziavano a porsi delle domande. È un caso davvero molto comune. Un pilota che cammina lungo il viale di un giardino dopo essere morto. Un'esperienza molto simile venne vissuta non dieci anni fa, ma appena lo scorso ottobre da un pilota di voli di linea. Mentre attraversava il foyer di un grande moderno aeroporto usato quotidianamente da migliaia di viaggiatori, si imbatté in un collega. Ancora oggi ha difficoltà nel descrivere il profondo shock emotivo che subì quando venne a sapere che il collega con il quale aveva parlato in realtà era morto in maniera improvvisa e del tutto inaspettata poco tempo prima. Sceso dall'aereo, invece di dirigermi verso l'autobus, feci una leggera deviazione di percorso. E a un certo punto notai questo mio amico che stava all'entrata dell'aeroporto. Mi fermai e voltandomi mi accorsi che stava venendo proprio verso di me. Posai a terra le borse e ci scambiai qualche parola. Gli chiesi cosa stesse facendo all'aeroporto. Era una persona che conoscevo da circa nove anni. Entrambi avevamo volato spesso sulle rotte delle isole occidentali. Ci incontravamo in albergo e uscivamo insieme. Mentre parlavamo, notai in lui qualcosa di diverso. Fece per stringergli la mano. Lui non mi tese la sua e la cosa mi sembrò un po' strana. Questa sua reazione mi confuse. Era molto magro, era dimagrito moltissimo. Poi, all'improvviso, mi disse che doveva andare. Così ci salutammo. Presi le mie borse e mi diressi verso l'autobus che mi avrebbe portato in albergo. Il giorno dopo andai in città per fare delle spese e per incontrarmi con un amico al solito pub. Lui mi offrì una cosa da bere e mi chiese come stai, come vanno le cose. Non mi sembra che ti vadano poi così male, come dici sempre tu. Poi mi disse di aspettare. Si diresse verso lo scaffale dei giornali e prese una copia dello Scotsman. Quindi ritornò dalla mia parte. Me lo poggiò davanti e mi disse... Sicuramente conosci questo uomo. Avete volato insieme. Avete lavorato per la stessa compagnia aerea. Io ero letteralmente sbalordito. Davanti a me c'era il necrologio dell'amico con cui avevo parlato il giorno prima. Non riuscivo a crederci. Era impossibile. Non poteva essere vero. Quello del capitano è un tipico caso di apparizione post mortem di chi ha lasciato qualcosa in sospeso. Su questo non c'è dubbio. Abbiamo minuziosamente esaminato il caso e parlato con i testimoni. La cosa importante che abbiamo notato è stata la notevole influenza che questa vicenda ha avuto sul comportamento della persona che ne è stata coinvolta, cioè il capitano. Inoltre, abbiamo analizzato la relazione di quella apparizione con l'uomo che era morto. Si trattava di un uomo morto accidentalmente e inaspettatamente dopo un breve periodo di malattia che stava cercando di far sentire la sua presenza, di far sentire che era ancora vivo. Questa è una cosa tipica. Potete pensare quello che volete. Se sono uno svitato, chiamatemi pure svitato, ma posso assicurarvi da ufficiale della Marina, da pilota di caccia, da pilota di aerei di linea, quale io sono, che non mi sono inventato niente. Non ho aggiunto nemmeno una virgola a questa storia. Quell'incontro ha profondamente cambiato l'atteggiamento di Bob nei confronti della vita e della morte. Non ha dubbi sul fatto di aver incontrato e parlato al suo collega morto. Questa vicenda sottolinea la notevole importanza scientifica dei cosiddetti fantasmi psichici. Le loro apparizioni sono frequenti e constatabili dalla coincidenza tra la data della morte e quella del loro incontro. Rappresentano un'ulteriore sfida per gli scienziati. Cosa sta succedendo? Per meglio dire, cosa succede dopo la morte? Sembrerebbe che qualche aspetto, qualche dimensione della persona sia in grado di ristabilire un contatto con i vivi. Ci sono così tanti casi che dobbiamo considerare il fatto che una microscopica parte degli esseri umani, in pericolo di morte, in qualche modo riesce a rendere la propria apparizione reale, come quando era in vita. I fantasmi in crisi sono uno dei fenomeni paranormali più diffusi. Si tratta dell'apparizione di una persona, poco prima o appena dopo la loro morte, ad un amico caro o a un parente. Gli orientali li accettano immediatamente, diciamo, come un qualsiasi altro fatto della vita. Gli occidentali, che sono stati concretamente influenzati da secoli di razionalismo scientifico, li trattano con il più assoluto scetticismo. Le persone che ne sono state coinvolte ne parlano con imbarazzo. Scientificamente non vengono prese molto in considerazione. Ci sono pochissime teorie che tentano di fornire una spiegazione. C'è una parte dell'uomo in grado di agire fuori dallo spazio e dal tempo. Con questo voglio dire che gli esseri umani non sono separati gli uni dagli altri come sembrerebbe essere. Abbiamo un corpo, abbiamo una coscienza individuale, abbiamo un subconscio individuale. Ma sono d'accordo con Jung quando diceva, ad esempio, che più si addentrava nella psiche di una persona, e più si avvicinava a quel livello che si potrebbe definire non appartenente ad una sola persona. L'analogia che si può usare in questo caso è che sopra la superficie dell'oceano, così come al di sotto di essa, le isole sono separate le une dalle altre, ma se si scende abbastanza in profondità si raggiunge un livello in cui tutte le isole si uniscono sul fondale oceanico. Se fosse possibile estendere questa teoria al mondo paranormale, si potrebbe dire che il contatto viene realizzato con una persona particolarmente sensibile, nel momento in cui la sua mente è nello stato più rilassato e ricettivo, ma spesso si verifica durante o in prossimità della fase del sonno. Porta ad uno stato che è conosciuto come sogno cosciente. Nel sogno ho realmente visto mio padre nella sua bara che si trovava in un carro funebre. Ricordo di essere salita nel carro insieme a mio fratello e mia sorella per dargli un ultimo saluto. Il carro funebre in cui si trovava la bara di mio padre era decorato con un cavallo di legno. Era un carro funebre nuovo di zecca. Nel sogno mio padre sembrava molto più magro di quanto mi ricordassi. I suoi capelli erano diventati bianchi come la neve ed era dentro alla bara. Ricordo di aver chiesto al proprietario del carro funebre il motivo per cui i suoi occhi non erano del tutto chiusi. Infatti si riusciva a vedere in parte l'azzurro dei suoi occhi. Mi confessò che poiché mio padre aveva sofferto tanto prima di morire, non ebbe la forza di chiudergli gli occhi nel modo più appropriato. Nel sogno ricordo anche che aprivo la mia borsa dalla quale tiravo fuori un rosario blu che poi poggiavo sulle mani di mio padre perché lui era cattolico. Di solito non mettevo mai il rosario nella borsa. Il giorno dopo quando mi svegliai ricevetti un telegramma in cui mi comunicavano la morte di mio padre. Quando tornai in Inghilterra per il suo funerale, tutto si svolse come nel sogno, tranne per il fatto che fu la mia ex matrigna a mettermi un rosario in borsa. Il rosario era blu, blu chiaro, ed era identico a quello del sogno. Andò tutto esattamente come nel mio sogno. Chi fa un sogno cosciente o molto realistico spesso ha l'impressione che risvegliandosi vedrà qualcuno. Sarà in contatto con la persona che ha sognato e che quella persona gli parlerà. Si tratterà di una persona in uno stato d'ansia, forse morta qualche mese o qualche anno prima, o di cui si ignora l'avvenuta morte. Quella persona cercherà di ottenere le informazioni necessarie a concludere una questione lasciata in sospeso. Quando la persona che sogna si sveglierà, si ricorderà tutto. In molti casi cercherà di assolvere la richiesta di colui che gli è apparso in sogno, scoprendo successivamente che le informazioni che ha ottenuto in quel modo e che nessuno può assolutamente conoscere, sono corrette e servono a porre fine ad una questione lasciata insoluta. Well, quando avevo circa 15 anni, vivevo a Londra e facevo la modella. Una mattina andai nello studio di un fotografo per un servizio fotografico. Dopo molte ore tornai in albergo per riposarmi prima di riprendere il lavoro nel pomeriggio. Mi addormentai e fece un sogno davvero insolito. Era come se fossi sveglia, mentre in realtà dormivo. Vidi mia nonna, la vidi che si dirigeva verso di me dal fondo di un campo. Mentre si avvicinava, cominciò a trasformarsi. Ringiovaniva a vista d'occhio fino ad assumere l'aspetto di una trentenne. Nel sogno mi disse: "Patricia, sto bene, ma tutto a meraviglia e ricordati che ti voglio bene. Vorrei che andassi a casa mia e guardassi in un certo cassetto." C'è una chiave appesa, mi disse. Mi indicò il punto in cui si trovava la chiave che apriva una porta, dietro la quale avrei trovato qualcosa che lei mi aveva lasciato. Mi disse anche che avrebbe voluto che scrivessi un libro su di lei. Scrivi la mia storia, sarà un successo. La nonna si chiamava Maggie e quando mi svegliai in quella stanza d'albergo c'era il suo profumo. Sapevo che era passata di lì. Chiamai mio padre al telefono e lui mi disse... Che mia madre era tornata in Irlanda a portare la sua salma. Telefonai a mia madre in Irlanda e le dissi di andare a prendere quella chiave che trovò esattamente nel posto che mi era stato detto in sogno. Andò verso questo piccolo armadio e tirò fuori un pacco, un grande pacco con il mio nome scritto sopra. Dentro c'erano molti dettagli riguardanti il libro che lei voleva che scrivessi e una fotografia di sua madre. Molte di queste storie riguardano reali apparizioni di persone che sono morte. Ma ce ne sono anche di più che riguardano il passaggio di un qualche messaggio. La voce viene distintamente riconosciuta, il suono è distinguibile e il messaggio viene ricordato in tutti i suoi particolari. Questa è la triste storia di Teddy, un caro amico di Jane e Sheldon. Tornammo dalle vacanze completamente sfiniti perché eravamo in piedi da 24 ore. Entrai in casa e andai subito a dormire. Circa un'ora dopo mi misi a sedere sul letto in questo modo. Iniziai a camminare senza avere in testa una destinazione precisa. Scesi al piano di sotto e dissi a Sheldon che era meglio se andava a prendere Teddy perché stava succedendo qualcosa di strano. Vai immediatamente gli dissi. Lui si alzò e andò. Così andai da Teddy, mi accorsi immediatamente che non si sentiva molto bene e gli dissi che lo avrei portato in ospedale. Teddy però non aveva il telefono e quindi non c'era modo di chiamare un'ambulanza. Così lo aiutai a scendere le scale ed entrare in macchina e a sedersi sul sedile posteriore. Anch'io entrai in macchina e iniziai a guidare cercando di andare il più veloce possibile. Ad un certo punto lungo la strada mi voltai e vidi Teddy che stava lì e mi fissava con gli occhi rovesciati. Mi spaventai moltissimo perché vedendolo in quelle condizioni pensai subito che fosse morto. Da fuori provenivano una serie di rumori. Riuscivo a sentire che c'era confusione. Nonostante il rumore dell'auto, riuscii a distinguere la voce di Teddy che ripeteva insistentemente a Sheldon di farlo scendere dalla macchina. Gli diceva fermati e fammi scendere. A causa di tutta quella confusione mi alzai dal letto e scesi giù da Lenny. Ero in pigiama, a chiedergli di andare ad aiutare Teddy. Stavo guardando la televisione quando mia madre entrò nella stanza per dirmi di andare ad aiutare Teddy ad uscire dalla macchina. Visto che lo aveva sentito gridare da fuori, uscì a controllare, ma non trovai nessuno. Non vedevo la macchina, non riuscivo a vedere mio padre e nemmeno Teddy. Così tornai dentro e lo dissi a mia madre. Lei mi rispose che aveva sentito delle voci, tra le quali in particolare aveva distintamente riconosciuto quella di Teddy, che aveva bisogno di aiuto. Io le dissi che aveva avuto delle allucinazioni perché io non riuscivo a sentire nulla. In quel momento capì che Teddy era morto o che quantomeno gli era successo qualcosa. Così tornai a letto, in attesa di una telefonata. Avevo la sensazione di trovarmi in una di quelle situazioni in cui sei sicuro che è successo qualcosa e aspetti solo che te lo comunichino per telefono. Correvo a più non posso. Alla fine, giunto al pronto soccorso dell'ospedale, scesi dalla macchina e cercai in fretta un'infermiera. La squadra del pronto soccorso venne a prendere Teddy e lo portò dentro. Nel frattempo ero circondato dai rumori delle apparecchiature elettroniche. Mi venne chiesto di accomodarmi in sala d'aspetto e mentre stavo per fare una telefonata un'infermiera mi si avvicinò per dirmi di non usare quel telefono. Avrei potuto usare un telefono privato che si trovava in un'altra stanza. Così andai a telefonare a Jane e le dissi che secondo me Teddy era morto. Jane mi rispose lo so già. Quando succedono questo genere di cose si avvertono delle sensazioni perché non si ha il tempo di mettersi ad analizzare i fatti per capire cosa realmente sta accadendo. Si tratta di una pura e semplice sensazione, è qualcosa che si avverte internamente. Così, quando ricevetti la telefonata di Sheldon in cui mi comunicava che Teddy era morto, non ebbi una grande reazione di stupore, perché era una cosa che mi aspettavo succedesse. È difficile da spiegare alle altre persone senza essere presi per pazzi. Il fenomeno dei fantasmi in crisi sembrerebbe rappresentare una difficile sfida per la scienza. Le loro apparizioni si verificano così frequentemente che non possono essere liquidate considerandole semplicemente come le avverrazioni di qualche folle. Le manifestazioni e le apparizioni vengono descritte così dettagliatamente e sono così realistiche che fanno sorgere delle domande fondamentali sulla natura della morte. C'è una parte dell'uomo che sopravvive a questa morte mondana? È necessaria, come sostengono alcuni, la nascita di una nuova scienza, la scienza della mente? Per i fantasmi che si manifestano a chi ha perso da poco una persona cara o a altri membri della famiglia in punto di morte, ho due spiegazioni. Per la prima mi rifaccio alla scienza. Se consideriamo quelli che hanno perso qualcuno da poco tempo, alla maggior parte di loro appare il defunto. È una reazione abbastanza comune, ma questo non vale per ciò che riguarda le apparizioni dei fantasmi in crisi, perché a volte le persone non ne sanno niente, non si aspettano che si verifichi un tale fenomeno. Si potrebbe controbattere sul fatto che ci sono dei legami emotivi, ed è provato scientificamente, che gli stati emozionali di un cervello possono comunicare a distanza con un altro cervello. Questo è il genere di base su cui si spiegherebbero le apparizioni dei fantasmi in crisi. Devo dire che nel corso degli ultimi cento anni sono state raccolte una quantità enorme di prove relative ad ogni aspetto della ricerca psichica che a chiunque sia minimamente aperto mentalmente induce a pensare che un essere umano non è solo il grosso animale al quale è cresciuto un grande cervello. Ci sono una serie di caratteristiche umane in grado di agire fuori dal tempo e dallo spazio e forse dalla mortalità. Le prove sono tali da indurre molti ricercatori psichici a pensare che la domanda sopravviverò alla morte può essere seriamente contemplata da una persona intelligente. Per quanto mi riguarda, se quando morirò scoprirò che avrò cessato di esistere, sarò davvero molto sorpreso.